sono Mario. Scusate, che c'è? Cos'è successo? Ma fa che è l'impero, l'ho letto, ma fa che è l'impero Romario. Okay, I'm feeling US history. Girl, what? She thinks this is history and it is all in the US. Vabbè, comunque queste domande agli americani sono sempre straordinarie, perché effettivamente sono dotati di enormi conoscenze geografiche. Dove lo posso comprare? 15. This dog cable sticks to your phone and wiggles around until your phone... Mica, veloce. 15. This dog cable sticks to your phone and wiggles around... A me metterebbe nervoso sto coso, però, cioè... Mi sarebbe nervoso avere un caricabatterie che vibra ogni volta che... Cioè, ma scusa, c'è che rottura di coglioni avere un... Drrr, cioè, che due palle mentre si carica il cellulare. Cioè, no, anche no, grazie mille. Sì, l'abbiamo visto l'altro giorno, che il videogioco di Giorgia Meloni ad oggi è un sito porno. L'avevamo visto l'altro giorno, l'abbiamo guardato insieme. Ho avuto la controprova in live. Looney Tunes politicamente scorreggiati. Adesso mi sono davvero rotto le palle. Pagina 1, Israele-Palestina, come al solito. Pagina 2, Russia-Ucraina. E niente su Bossetti? Sentitemi bene, se vogliamo fare un po' di terrorismo mediatico, almeno facciamolo bene. Io almeno proporrei di indagare meglio sul caso di Bossetti, ovviamente, perché io ci tengo alla giustizia. Che succede, amico? Allora, signori, per quanto Daffy sia incredibilmente stupido, ignorante e per giunta nero, questa volta... purtroppo, certo, devo dargli assolutamente ragione. Ciao, razzista. Qualcuno ha chiamato l'uomo delle pulizie? Ah, no, eri tu, Daffy. Oh mio Dio, bellissimi. Sono bellissimi. Sono bellissimi, cazzo. Questa fa male. Do you want to be a better gamer? My new invention quickly corrects your mistakes. Taking damage in the game gives you a gentle reminder to improve. Oh mio... Ma, allora... Le dico la verità, potrebbe essere un ottimo sistema per migliorare a Elden Ring, però, sarò onesto, io non l'ho... Elden Ring, oltretutto, esatto, è un gioco che non è che sei proprio così scontato che non ti colpiscano, ma... Vabbè, oh, magari c'è anche a chi piace, voglio dire, chi siamo? Magari c'è anche a chi piace, non è che... Magari ci colleghi un dildo, può essere divertente a modo suo, quindi... Hello there. Wow, che merda. Sembro io, cazzo. Dar, grazie per gli 8 malatini. Sembro io quando vedo qualcosa che faccio. Che merda. Ah, qualcuno bussa. E chi sarà mai? Testimoni di Geova? Bozzetti innocente, free Bozzetti! Shh, testa di cazzo, dormono tutti! Sai quanto cazzo me ne frega! Bellissima, voglio tutto il film così, semplicemente poetico. Me la che rincoglionimento. Cos'è quella lucertola strana? Ho incontrato una battaglia di Pokémon in real life. Hello there! E che cazzo è un... Maret, grazie per il 18, malatino. Mi sa che la lucertola farà di tutto per scappare. Lo sapete che uccello è questo qui, vero? Se vi seguite da un po' lo sapete che è il mio uccellino preferito. Lo sapete che uccello è questo? Sarà meglio che scappi, Allora non impala mica solo i topi, impala tutto quello che trova. Sì, è la verla quello che impara le prede.
Ma quindi scusa, cos'è questo? Come lo identifichiamo? Pigeot contro Shari Leox, grazie per i sabbonatini. Scusami, che cos'è? Che pasta di Pokémon è la salamandra? Chi c'è come salamandra, scusate, in Pokémon? Non mi viene. Chi c'è la lucertola come... Ma che Rayquaza, ma Dio mio. Salazzle. Sì, Salazzle, avete ragione, dai. Ci sta. Guarda come guarda. Ci sta. Poesia pura. La poesia del giudice. Space, grazie per 10, Bratino. Signor, sì. Ecco, le ho scritto e dedicato una poesia. Ma subia. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno ma pene. Mi scusi. E il mondo ne sarebbe assai signor più bello. Signor giudice, mi scusi. Ora siamo davanti alla Orte d'Assise e sono imputato di 16 omicidi. È vero. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Va bene, chiedo venia. In un universo parallelo la situazione è andata così. Chissà poi se era veramente lui. È un caso ancora aperto quello. Chissà se è stato veramente lui il mostro di Firenze. Sarebbe fighissimo risolvere quel caso, anche se ormai mi sa che riuscire a risolverlo sarà abbastanza problematico. Anche perché si pensava che fosse più di uno in realtà, quindi... Però ci sono più teorie. Il problema è che è morto lui, quindi non si riuscirà mai a capire di tutto... È lo Zodiac, cioè, che intreccio incredibile che hai fatto. Non era risolto. Eh no, c'erano dei forti sospetti, ma le prove certe non c'erano. Cosa è successo? Mi ha chiamato Nomi. Cosa è successo? Ragazzi, casa mia è sempre magica. Cioè, anche questa cosa, ragazzi, se ve lo racconto non ci credete. Che là di sopra, o i figli, non lo so, hanno cominciato a correre avanti e indietro, facendo un po' di casino, un po' di bussi sul soffitto. Correndo avanti e indietro, facendo dei bussi sul soffitto, hanno fatto vibrare la mia parete, che ha fatto cascare un quadro, che ha fatto partire il robottino elettronico. Ma com'è possibile? E no, mi ha chiamato per spegnerlo perché non sapeva come spegnerlo. Si è spento il frigo. No, apri un attimo. Cioè, come si è spento il frigo? Cazzo succede in casa mia? Come si è spento il frigo? Scusa, apri un attimo. Ma come? Aiuto! Aspetta! Si aspetta il fuoco, che succede? È il quadro. A posto, scusate. Avevo omesso che il quadro cadendo ha staccato la spina del frigo che rimbalzando ha acceso il robottino elettronico, scusate. Devo dire... Le macchine si ribellano. Se non ci fosse stato Dylan Naomi, ragazzi, a me sarebbe venuto un infarto. Ma scusate, pensate se non c'era Dylan Naomi. Io andavo a pisciare dopo che vedevo il frigo staccato, il robotino che andava e il quadro caduto. Cioè, io pensavo a un ladro che è entrato, scusami. Cioè, voglio dire, uno non è che pensa... Un poltergeist. POV, sei l'artistico ma non ti fumi i cannoni. Allora vai via, cioè che cazzo sei l'artistico a fare, scusami. Quando ti seppelliranno nessuno andrà a piangere, forse tua madre per un giorno o due, ma finisce lì, tu non sei niente, sei solo merda. Non vai un cazzo. Il classico ladro che stacchi il frigo. Ma perché, Ludo, ieri Naomi ha dormito qua, a un certo punto, siccome tirava del vento, c'erano tipo le finestre di là che vibravano, le finestre di là che sbattevano un po', vibravano, e lei mi fa, ho sentito qualcosa, c'è un ladro, vai a controllare. Classica frase da fidanzata, base, perché ovviamente i ladri, ovviamente, quando entrano in casa, la prima cosa che fanno è mettersi vicino alle finestre e fare...
e muovono i vetri, perché è il loro passatempo fare questa cosa qui. Allora io ho preso il martello in mano e ho cominciato a girare per casa tipo così, tipo ladri, ladri. Io non oso immaginare se c'è qualcuno che mi ha sentito o mi ha visto dalla finestra che tipo camminavo a cazzo di fuori col martello, ladri. Però secondo me sarebbe stato efficiente come sistema. Vabbè, si saranno spaventati anche i ladri. Metti che sei un ladro e vedi uno che fa così, ti spaventi comunque. Cioè è efficiente come sistema, voglio dire, efficacissimo. Gatti acquatici. Oh my god! Jump! Come on! Ma che cazzo, ma era il gatto di Gesù quello? Ui! Quello! No, che carino! Ui! Bastardo! Aniki, grazie. Oh god! Mamma, oh no! Ma che velocità è andato! Ma che cazzo! Ma è un motoscafo! Oh no, what's he doing? Oh no! Wow. Really careful, not yet. Roger. Complimenti per la mira, una panzata. Oh mio Dio, ma che cazzo è questo, menino? Ma perché quando i gatti si spaventano vanno in avanti senza guardare cosa c'è avanti? Ma guarda il gatto che sta in una canoa. Oh. Questo è finto. Oh my god. Wee! I knew he was gonna do that. Vabbè che si diverte, dai. Che schifo. Ma voi poverini gatti che odiano l'acqua. Anch'io vorrei fare uno scherzo nala, ma pure che gli viene un infarto. Poi Nomi mi sgriderebbe sicuro, quindi Billy la sono, diciamo. Ma perché Felice è un nome che si dà, il problema è che molti genitori stronzi danno Felice con dei cognomi assurdi. Ma ragazzi, io ve lo giuro, e non sto scherzando, mi è capitato anche a me. Io ragazzi avevo un collega, Fenix, grazie per i 4, malatino. Io ragazzi avevo un collega che si chiamava Buongiorno Felice. Buongiorno Felice! Ed era sempre incazzato, peraltro! Ma scusa! Ma uno che di cognome fa buongiorno, lo puoi chiamare Felice? Cioè, io lo chiamavo Happy Good Morning! Cioè, io quando lo facevo, come stai Happy Good Morning? Cioè, ma che cazzo? Ma scusami! Ma buongiorno Felice! Ma che cazzo? Per me il migliore rimane Felice ma stronzo. Sì, anche quello. Ma ce ne sono, cioè, Natale Felice. Cioè, ma ce ne sono un sacco che si chiamano Felice con dei cognomi assurdi. Cioè, ma che cazzo? Manca Buonasera Felice. Ah, anche, solo. Guarda, Growell, esisterà sicuramente. Grazie per ci, Luigi, grazie mille per i 9, Palatino. Mamma, stasera non ci sono per cena. Ah, sono quelle cantate, ok, perfetto. Meglio che tu stia scherzando. Ho già fatto le lasagne. Te l'avevo detto. Tua nonna fa i bocchini ai neri. È la madre? Mamma, ma che cazzo, nonna è morta. Ma quale madre parlerebbe? Ma... ma che cazzo dici, cioè? Ma porca troia, ma che cazzo dici? Ma che... guarda, questa potrebbe essere comunque effettivamente una mamma della Z Generation. Questo potrebbe essere una mamma della Z Generation. La nonna è morta, Codo, ma era tua mamma. Ah, già, è vero. Tranquillamente. Amore, fai piano, è la prima volta. Sì, tranquillo, faccio piano. Lei appena entri. Oh, la grande roba! Oh. Oh. Una nonna golosona. Ma
non è proprio così. Questo sei più tu che cerchi di non venire. Allora. Appena entrato, dopo circa un secondo. No. Pania, grazie per la San Valentino. Questo sei tu che stai pensando a cani morti, i calli di tua nonna, le unghie dei piedi di tua zia, la faccia di Maria Sofia. Cioè, sei tu che cerchi di evitare di venire nel giro di 5 microsecondi. Lisa, grazie per i 28. Valentino, grazie mille. Valentina. Re Papera, cosa devi dirci? Chissà che Andrea cosa starà facendo ora. Sempre Andrea dopo essersi sparato un mega segone. Sì, accurato, accurato. Devo dire, effettivamente è quello che faccio dopo essermi incerato alla cassa. Sì, devo dire. Esattamente è quello che faccio. Sul divano. Mi piace fare questi balli dopo essere venuto, perché mi danno un senso di pulizia e igiene, mi fanno sentire più libera e felice, tipo le pubblicità degli assorbenti, è una cosa incredibile. La vita è noiosa. I figli di puttana che realizzano che puoi dare a una donna incinta il lassativo prima che partorisca e guardarle... Twack while trying to push out the baby. Aiuto? Qualcuno che mi traduce un attimo l'ultimo pezzo? Tweak while trying... Non so che cazzo... E cagarsi addosso mentre esce il bimbo. Sei piccolo, vero tu? Tu sei piccolo, vero? Di età. Non lo sai che le donne già di base si cagano addosso quando partono? Non serve che le dai il lassativo. Molte si cagano addosso per lo sforzo di base. Non serve che le dai il lassativo. O puoi dare il lassativo per divertirti di più, nel senso puoi far nascere il bambino in un mare di merda, nel senso può essere divertente far nascere il bambino in un fiume di merda. Oppure dai il lassativo al bambino, esattamente, così il bambino appena esce caga spruzzo. Ah, oh, ragione numero... E Nick, come sei diventato fighetta? Come sei fighetta? E capirai, per un po' di merda, e cosa vuoi che sia. Pensa nell'antichità, quando vivevamo di bunga bunga e facevamo cose orribili, tipo andare in giro e sputare e mettere la merda di capra sulle ferite per... capirai, per un po' di stronzo sul letto, cosa vuoi che sia. Niente di che. Pensa a tutti i mariti che svengono e danno testate ai culi. Che tu ci creda o no. Io sono nato cagando. No, può essere, Borsalino, mi fido, non è che... Cioè, può capitare. Ma tanto io sono convintissimo che da qui a qualche anno troveranno un sistema medico per far nascere i bambini senza parto. Tipo tutti parti cesori, secondo me. Perché negli ultimi tempi sto sentendo sempre più persone che non vogliono partorire nella maniera tradizionale. Quindi sono convinto che da qui a 20-30 anni tutti prenoteranno dei cesarei per partorire, perché... Cosa ho detto? Scusa, ho detto male, volevo dire cesarei, perdono. Quindi sarà un po' tutto così, Speriamo. Ma oddio, adesso... È sempre un'operazione, comunque. Non è che... Cesori, ho detto, volevo dire cesarei, scusami. Però, va bene uguale. Non è naturale, zio, se dobbiamo seguire quello che è naturale, dobbiamo vivere in mezzo alla giungla e cacciare gazzelle con le lance. Io ti ringrazio, ma sto bene così, non è un problema. Sto morendo da ridere. Allora, come l'ha trovato, dottore? Il mio ragazzo è pronto per gareggiare? Non so davvero come dirglielo, signor Swanson. Lei è paralizzato dalla cintola in giù. Lo so. Oh, grazie al cielo! Oddio! Sono rimasto là fuori 10 minuti! No. Che stupidi Griffin, porco Dio! Che stupidi Griffin! Luca Giurato. Pubblico maschile. Vabbè, questo lo vediamo come tributo, dai, del 46.
Grande Giurato. Ogni tanto me li rivedrò i suoi video per commemorarlo, perché comunque nonostante tutto rimarrà presente nella storia, per sempre nella storia italiana, come lo sparaciole più grande della storia. Però era simpatico, quelli che l'hanno conosciuto hanno detto che era molto simpatico, anche io lo vivo come persona. Belli sti titoli. Fagioli con le cotiche per scorreggiare nei palloncini della Giorgio è vestito la foca, si fa lanciare gavettoni di lardo in bocca. Questo è il gioco appena lo tolgo subito. Bello, sì. Pollo fritto nel cherosene ripieno di protesi ortopediche. Giorgio si imburra i piedi e pattina sopra la teca delle spoglie di Padre P. Oh mio Dio, Giorgione. Quando morirà Giorgione sarà lutto nazionale, ragazzi. Io gli auguro di vivere 1000 anni, perché quando morirà Giorgione sarà un giorno veramente triste. Almeno per noi sarà triste, perché uno così, uno come Giorgione, ragazzi, nasce una volta ogni 1000 anni. Una volta ogni 1000 anni nasce una persona come Giorgione. Ah. No, vabbè, ma io lo dico con affetto, che c'è zecca, cioè non è che lo dico con affetto. Tu sarai il predecessore di Giorgione, io ti ringrazio, al massimo sarò il successore. Se fossi il predecessore sarei quello venuto prima, perché Lezzi non capisci l'italiano. Oramai, voglio dire, vai in seconda media, l'italiano dovresti averlo in... Ti voglio bene, Lezzi. Ciao Andrek, alcuni memini sui gatti, spero che ti piacciano. Berlo o salvarlo? Ma decisamente berlo. Siamo in Italia. No, veramente. No, per me no. Per me no. Non sono convinto. Non so, Growell, per me ti sbagli. Non sono assolutamente sicuro di questa tua affermazione. Ho completa fede in lui, nuovo primo ministro, assolutamente, anch'io. Hello Kitty, hello in Sticky Kitty con The House. No, scusa, siamo in Francia. Ah, ecco, ora mi sembrava più chiaro, perfetto. Non parlare con mio figlio. Andre, ma è vero che Padre Pio ha il copyright? Ridere a crepapelle. Sì, ha il copyright. Infatti Matteo HS si è preso un copyright strike per aver mostrato Padre Pio. Non so se lo sapevate questa storia. Padre Pio ha il copyright. Spiega. Eh sì, ragazzi, Padre Pio ha il copyright. Se lo mostri in live devi stare attento, perché ti può arrivare un copyright strike. Non so chi te lo manda, non so se te lo manda il Vaticano, non lo so ragazzi, però a meno che non sia cambiato negli ultimi anni, mi pare di sì. Il Vaticano, ti immagini? Che carini i gattini di... Questo è finto, questo è traumatizzato, poverino, bellino, che carino! Questo delinquente... Bellini i gatti. Sì, ho guardato. Non sei sicuro che siamo in Italia? Controlla quanto hai pagato di tasse. Se non ti hanno lasciato neanche i soldi per respirare, allora sì, siamo in Italia. Hai ragione, mi sono sbagliato, chiedo scusa. Qui ho come l'impressione che il papà abbia sbagliato a mettere i soldi. Papà, ho trovato $110 dalla fatina dei denti. Secondo me il papà ha scappellato la cifra. You didn't get $100 in time, it's $20, $2 $10 bills. Actually, $100. Lui voleva dargli $20. Non sono finite le foto di prima. Lo so, Valentino, ma vado avanti perché c'è poco tempo, non per cattiveria, Daniele. Mi sa che il papà si è... oramai li lasci, che cazzo...
Oramai glieli lasci. Oramai glieli lasci. Miku Mosconi. Ma chi è che mona che batte la porta e che chiude il tanto? Daniel, scusami. Ma quante kawaii! Bottana più palline, 1,50 euro. Comodo, non pratico, devo dire. Non male. Mignotta con tanto di palline, plug-in anali a solo 1,50 euro. È un'offerta, probabilmente sarà roba tarocca, però... Comunque, non è male, non è male per niente. Dove, chiedo per un amico, dove vendono... Povero Micio, questa l'avevo visto, mi fa morire da ridere. No. Stai tranquillo, non vogliamo farti del male. Prego, aiutami! Dai, non fare così, non vogliamo ucciderti. Davvero? Sì, vogliamo solo farti dormire un pochetto. Perché? Dobbiamo toglierti una cosuccia. Cosa? Solo queste due belle palline. Poveri gattini, che li stacchiamo le palline per non andare a ingropparsi le gatte. Poveri gatti. La luna è più grande della Terra. Like that thing's giant. How many times bigger is it than Earth? Like the moon? Yeah. No, not bigger. Yeah, it is. The moon. You just said you're so into it and you don't know that the moon's bigger than Earth. Ma perché non te ne vai, non te ne sei già andato? Cioè, perché stai parlando con questo, con questa creatura aliena dal quoziente intellettivo di un cactus? Perché? Cioè, ma io sto giusto con una ragazza che mi dice la luna è più grande della Terra, ma io me ne vado immediatamente. Ma che cazzo? No, it's not. There it is. I don't think it is. It is. The moon is bigger than Earth. It surely it has to be. Because when you're looking at the moon from Earth, it's huge. But like, it's so far away from us. Like that. Io non riuscirei mai, mi dispiace. Io sarò sincero, io non riuscirei mai ad avere un rapporto con... Andre, no, la no. Figa. La figa è la motivazione per cui non va bene. No, non mi interessa, pazienza. Ti compri una bambola gonfiabile, non fai prima? Scusa, ma non fai prima a comprarti una bambola gonfiabile? È uguale, tanto il quoziente intellettivo è lo stesso. Non fai prima? Cioè, non è che... tanto è la stessa roba, voglio dire, non è che... Rinfrescare l'uccello è importante. Forza. Giusto. Non cadegli l'acqua. Ah, bello fresco, sto rinfrescando sto caldo. Giusto, giustissimo, giusto, correttissimo. Anch'io mi rinfresco sempre l'uccello d'estate, giusto, con lo spruzzino proprio, perché... È importante tenerlo bello idratato. Poi lo metto fuori al balcone a prendere aria, così, voglio dire, si asciuga anche al sole, prende anche un... che fa bene, un po' di sole fa bene, anche un po' di sole è giusto. Bisogna anche, insomma, un po' di vitamina D, non è che... è giusto così, è giusto. Non so perché mi sono immaginato un condominio dove dai terrazzi ci sono tutti uomini col cazzo di fuori appeso a... Tutti gli uomini col cazzo di fuori che danno acqua alla minchia. Sarebbe un condominio molto strano, ti immagini? Sarebbe un condominio molto particolare. Ma è possibile che non si va avanti qua? Dio, porco! Sì, ma non ti citare! Ah, a proposito, Cristo, beccate questo. Te odio, Cristo. Muori, Dio can. Siamo in Veneto.
Ho come la macchina. Faccia la merda, Dio can. Siamo in Veneto. Io porco, te ho visto in cesa, Dio can. Ho visto tutti i quadri che te ritrae. Te ha sempre la solita faccia la merda. In tutte le posizioni possibili, immaginabili. In tutte le inquadrature, sopra, sotto, de fianco, de lato. Te ha sempre la solita faccia sporca da merda, Dio can. Stronzo, Dio porco. La colpa tua se succede questo sul pianeta Terra. Idiota, Dio can. Figlio della merda. Il traffico è in Veneto, è colpa di Gesù. È una regione magica il Veneto. Vicenza. Non è in Veneto, scusami. Non è in Veneto, Vicenza, o sono io che sono impazzito completamente con la geografia? Cosa possibile? Beh, beh ragazzi. Vabbè. Il Veneto è pura poesia. Ammettiamolo, tutti vorremmo un violinista che commette, che commenta le nostre azioni quotidiane. Quella è Padova. Oh, thank you. Sì, lo vorrei. Sì, ora voglio un violinista che ogni volta che faccio qualcosa mi suoni dietro la canzone inerente all'azione compiuta. Bellissimo. Ho trovato uno che ti fa in concorrenza a livello di bozzo. Ma socia, ma... ma questa è un bel po', cioè nel senso... ma sei sicuro che sia osso poi il suo? Perché mi sembra veramente tanto grande. Misca! Mosca! Mickey! Che cazzo c'è tra Topolino? È Minnie. Oddio. Sì, più o meno. Non esattamente. Andrea, ingegno matematico Grimbaud. Sono sicuro di aver capito, figliolo. Ho detto che se ci fosse un tizio lassù con la barba bianca sarebbe un grandissimo stronzo. Cosa? Mi scusi, ha chiamato Dio con la parola con la S. Sì. Gli viene duro con gli omicidi di massa, fa ammalare i bambini di cancro e la risposta a questa schifezza esistenziale che è l'umanità è inchiodare il suo stesso figlio a una croce. È una mossa da stronzo, persino lei sarà d'accordo con me. Dovremmo lanciargli una cazzo di bomba, signore... e annientarlo, capisce che intendo? Ci dispiace, signore, le chiediamo scusa. Allora, va bene tutto. Però... io non ho detto così. Io ho detto se sarebbe possibile conquistare l'inferno con le armi tecnologiche. Io ho detto una cosa diversa. Ho detto sarebbe possibile uccidere gli angeli con le armi tecnologiche. Era quello il mio piano. Ma non era bombardare il paradiso. Non era bombardare. Cioè, no, pensando, scusami. Se gli angeli sono fatti di materia, se fai un cannone ad antimateria puoi ucciderli. E puoi uccidere il diavolo. Sarebbe fighissimo. Conquistare l'inferno con l'esercito. Pensaci bene. Abbiamo le bombe. Loro che cazzo hanno, a parte i demoni che fanno bidibi bodibi buco e forconi? Noi abbiamo le bombe atomiche. E ne subito Asmin Hotel. Non proprio. Perché Asmin Hotel è paradiso contro l'inferno. Noi... ma per l'inferno no. Dai, scusa, per l'inferno no. Si potrebbe conquistare l'inferno. Voglio dire, abbiamo le armi atomiche, abbiamo... se fai dei cannoni ad antimateria, puoi letteralmente disintegrare qualsiasi cosa. Così, anche perché se ci pensi, ragazzi, ci potrebbe essere un motivo valido per gli Stati Uniti. Scusami, nell'inferno ci sono fiamme perpetue. Energia infinita! Ne avevamo bisogno, ragazzi. Ci serve energia infinita.
dobbiamo conquistare l'inferno. Ci serve energia per le nostre case. E quale miglior fonte energetica dell'inferno che, voglio dire, sarebbe per... Se c'è petrolio va bene. No, petrolio no, però ci sarà un'altra roba. Sono immortali i demoni. Ma come sono immortali? Perché sono immortali i demoni, scusa? Immortali nel senso che non muoiono di vecchiaia. Perché ha detto che sono immortali che non possono neanche essere uccisi, scusami? Sennò... Boh, se distruggi l'inferno, per Dio sei cattivo e quando muori dove ti manda? No, è tutto parte del disegno di Dio, è sempre così che funziona. Rinascono, ma che, scusa, rinascono, ma tu lo sai perché ci sei stato o dici perché ipotizzi? Chi l'ha detto che rinascono? Perché? Chi l'ha detto? Dove sta scritto che rinascono? Non mi pare, scusami. Non mi pare. Dove sta scritto? Non c'è da nessuna parte. Quindi tecnicamente. Ma chi l'ha detto? Ma scusa, ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma non sta scritto da nessuna parte, voglio dire. E dove trovi l'inferno? Allora, facilissimo. Per aprire un portale verso l'inferno ci serve una quantità di energia spropositata convogliata in un minuscolo punto che possa aprire un wormhole per la dimensione parallela chiamata inferno. E da questo wormhole invieremo le truppe alla conquista di tutti i gironi, iniziando da prima con un bombardamento a tappeto con i B-52. Radendo al suolo il girone iniziale. Dopodiché utilizzeremo missili a lunga gittata per distruggere tutta la fortezza laterale dell'inferno e a seguito invieremo le truppe di terra per prendere il controllo. Stiamo facendo dei piani per conquistare. Non è male. Come reagisce la gente a settembre? Come reagisce la gente a settembre? Bambino. Che bello, è settembre, rivedo tutti i miei compagni di scuola. Adolescente. Che palle, fra, è settembre, fra, rivedo tutti i miei compagni di... Schiri, schiri. Adolescente americano. Liceale con tante speranze. Quest'anno sarà perfetto perché ho preso questo quaderno nuovo e ci scriverò benissimo. Liceale con poche speranze. Ma perché ho scelto liceo? Liceale che pensa che la vita sia una sola e che debba essere vissuta. Aspettiamo la prossima eclissi e con il Bigelit apriamo un portale per evocare i cinque della vabbè, mano di ma Dio. Ma quello non è l'inferno, se ho saltato qualche pezzo fatemelo sapere. Sì vabbè, ma quello è Gazzo, grazie per il giro. Non era così il mio piano. Ora che mi sono goduto l'estate ed è settembre posso cominciare i compiti per le vacanze. Sì, non più o meno sì. Ricordo più niente. L'insegnante. Sono contenta che tra 90 giorni ci saranno le vacanze di Natale. I genitori. Che bello, i bambini che abbiamo tanto voluto e amiamo la follia se ne vanno fuori dalle balle. Vabbè, ma ci sta. Ma dai, io i figli ero pure i coglioni in casa, dai. È giusto che vadano a scuola e si levino un po' le palle, voglio dire, cioè è giusto così, sarò tutti i giorni in casa, sarò lì, per l'amor di cielo li ami perché sono parte di te, li ami alla follia, però dico sono stronzate, voglio dire, un po', che si levino un po' dalle palle. Mi sono vestito con Berse, no, ma anche a me piace, tranquillo. Io sono un fan incredibile di Boyd, quindi ci sta, non preoccuparti. Tutti, chiunque, comunicazione con un cellulare... Gli irlandesi. Merda, è difficilissima sta canzone. È difficilissima. L'ho fatta qualche volta, ma è veramente difficile da fare in DDR. Difficilissima. Qualche volta l'ho fatta, ma facevo una fatica boia. Matti, Dino, grazie per il San Valentino. A parte adesso sono completamente fuori allenamento. Adesso non riuscirei più, sono troppo fuori allenamento. Irlanda! Troppo fuori allenamento per fare DDR quella difficoltà. A parte che col peso che ho non riuscirei neanche a muovermi così tanto veloce, quindi... Rashi... Penso che sia così, infatti. Sì, penso che sia Rashi. Ti benedico, patatino.
non farti convertire, mi raccomando. Ragazzi, stasera mi sento una balena! Stasera mi sento una balena. Non già raccontare nessuno! Vabbè, da vecchio voglio essere anch'io così. È il mio spirito guida. Ci sta, ci sta. Voglio dire, se sei anziana, ti senti una balena e fai versi strani, ci sta, ci sta. Why not? Sei vecchio, rompo i coglioni, ti stai anche a preoccupare delle cose. Ma vaffanculo, avevo letto StarCraft, ma vai a cagare, va là. POV, sei nei quartieri spagnoli e ti chiedono l'ora. Per Diana, è successo. È successo. Doveva capitare. Lo sapevo che doveva capitare. E l'abbiamo sottovalutato. Ah, se l'abbiamo sottovalutato. Perché ti ruba l'orologio e nessuno... Che stronzata. Che stronzata. Ludo confermo. Yapuero. No, senza... Lo sapevi che i piccioni possono volare solo se non sono in una palla di piccioni? Che? I piccioni possono collaborare per formare strutture complesse con i loro corpi, come nel caso delle sfere di piccioni. I piccioni donano il proprio corpo alla sfera per creare questa tostati ci rinsare pompomigio. Ma non è vero, ma dai! Ciacuteco, questo se questa stessa struttura. Ma che cazzo sto guardando? Oh mio Dio, c'è un bug nel Matrix. Allora, papà, mi fermo qua perché mi sto incoglionendo anch'io con Reddit. Mi fermo qua, vi ringrazio per il Reddit domenicale. Tra l'altro, dopo prendo un'altra aspirina perché sono tutto quanto rincoglionito. E direi che possiamo vedere un nuovo video di Gabri, vendere ai milionari le ville più esclusive d'Italia. Va bene. I like it. Mauro Icardi, Robert Pattinson, George Clooney. È la febbre, spero di no. Robert Pattinson sono solo alcuni dei VIP che hanno deciso di comprare una villa sul lago di Como. Meta che ormai tantissimi personaggi famosi hanno deciso di visitare per le loro vacanze. Ma da chi si compra una casa come questa? Chi si deve contattare? Ma soprattutto, quanta fresca guadagna chi riesce a vendere una villa di questo tipo? Tutti questi segreti. Mazza. In questo episodio, il giorno di prova. Avete tutte e due fatto un errore gravissimo. Avete tutte e due fatto un errore gravissimo. E non si berrà il furioso. Non avete presentato la casa nudi. Chi vende la casa si deve stare nudo con la minchia di fuori e strofinare lo scroto sulle pareti in marmo per far vedere quanto sono lisce. La base per vendere le case ai ricchi. Sono le 9 del mattino quando il mio nuovo lavoro da agente immobiliare di ville di lusso comincia a Villa d'Este, uno degli hotel più famosi qui sul lago di Como. E io non è che sia proprio a mio agio. Venendo da Catanzaro, l'unico lago che ho visto in vita mia è il Lago del Passante, nella Sila Piccola. E la cosa più simile a Villa d'Este è un agriturismo in cui fanno delle melanzane sott'olio che sono la fine del mondo. Ma perché le ville di Como attirano così tanto? È un posto molto magico e poi c'è tantissima privacy. C'è tantissima privacy. E lui, Como? Sì, esatto. No, Como, in che senso? Quindi tu praticamente per arrivare alla tua villa o arrivi in barca e dici, poi nessuno dalla strada ti vede. Non ti vede nessuno. Per esempio anche la villa di Ferragni, anche lei praticamente non si arriva in macchina, solo in barca. È proprio qui che incontro queste... Mica, la villa della Ferragni si arriva in barca? Madonna santa, cioè, e se lei vuole andare a casa ogni volta deve prendere la barca? Cioè, è pratico, se ordini da Just Eat, come ti arrivano, in nave? Signora molto attraente, Yasemin Baisal, di Engel & Völkers, agenzia immobiliare specializzata in immobili di lusso, che forse avrete visto sui social. Oh, magari ragazzi diventa tipo, come si dice, casa prima vista. E se tu vai sul lago di Garda, la gente, i turisti, ti camminano davanti la casa, la stessa cosa sul lago Maggiore. E qui invece no. Qui no. Sei obbligato di avere la barca, elicottero, tutto. Non hanno il problema del traffico, che è una cosa positiva, a cui io penserei. Essendo una delle
delle migliori agenti immobiliari qui sul lago più esclusivo d'Italia, ha venduto casa a tantissimi personaggi importanti. Allora, quando ho fatto la visita con lui, con Berlusconi, che è lui. Ma l'hai incontrato? Sì. Ha chiamato in ufficio il suo assistente lì. Minchia, Silvione, altro che George Clooney. Taronzulli. Chiama, certo. Ma non mi dice chi è. Dice solo una persona importantissima che vuole vedere questa villa a Bellagio. E vuole avere lei come vuole avere lei in omaggio nella villa. Vuole avere lei e 8 troie in omaggio nella villa. Ah, Silvio, bastava dirlo. Lei voleva comprare una villa. Sì, da... si era capito. Arrivo davanti al cancello, c'erano due vestiti neri grandi, tipo con me, microfono, grossi quanto me. Come te. Tutte le persone che erano sul vialetto lì che mi guardavano. Ma che cavolo è? Scendo dalla macchina, ha detto: ma che bel gran gnocca che sei. E ha mandato. Ma dai! Ma come? E beh, ovviamente è Silvio! Beh, ovviamente da Silvio mi aspetto questo e altro, nel senso, cioè, voglio dire. Via tutti quelli bodyguard. Ha mandato: no, voi andate via. Lei adesso mi fa vedere la casa. Figurati! E diceva: vai davanti a me perché devo vedere tutto. Poi hai concluso la vendita? No, non abbiamo concluso perché era troppo piccola. Stava 8 milioni. Ah, ma che schifo, no, dai, scandaloso. 8 milioni. Ma è roba da miserabile. Cioè, ma io pensavo che fossimo sui 40. Ma cos'è 8 milioni? 8 milioni se la comprano, è un box auto, c'è un monolocale. Se la comprano i barboni. Qui vuole la roba 7-0, sarà. Ah, vabbè. Un prezzo ragionevole se pensate che sul lago di Como le vendite tipo di Yasemin si aggirano su cifre tipo... Una di 8 milioni, ah? Una di 13,5, una di 11. Un bravo agente immobiliare, infatti, come scopriremo, guadagna bene. Ora, un agente immobiliare mio che lavora da me, loro prendono 30%, non sul prezzo della vendita, ma aspetta. Ah, aspetta, stavo... Se no dicevo, mio Dio, cioè... Ma beh, mollavo tutto, no. Venivo io. 30% sul prezzo della vendita, ero ricco, porca troia. Ma meno male, se no c'è... Chiede 4% da parte del proprietario, certo. E 4% da parte del venditore. Compratore. È un botto. Cioè... Il compratore, sì. Allora, 8% su una casa di 1 milione sono 80.000. Di questi 80.000 io pago agli agenti il 30%. E le richiede. Beh, sti cazzi. Vabbè, sti cazzi. Cioè, una casa da 1 milione te la vende a 24.000 euro. Vuol dire che una casa da 10 milioni ti fai 240.000 euro. Se vendi una casa da 10 milioni, la tua quota è 240.000 euro. Ma scusami. Che cazzo è? Ma porca troia. Ma che cazzo è? Sono tra le più disparate. Altro che fai lo streamer che diventi ricco. Se sto cazzo fai lo streamer che diventi ricco. Deve avere la posizione molto vicina. C'è il September, fate la sub. Devo pagare il mutuo. È il momento di fare la sub, paper. È uscita la minchia, cliccate in video, fate la sub. Sul lago, se hanno una villa sul lago, la piscina non è quella cosa richiesta sempre. Prima di partire con la nostra giornata di lavoro, ho fatto notare una piccola chicca, al vero. Provo a spillare qualche piccolo gossip su chi sono i suoi migliori clienti. O anche celebrities. E chi, però chi? Non te lo posso dire. Ah, non si, dai, può dire chi? No. Dai, sono curioso, dai. Non posso dirti. E dopo aver insistito un po' con le mie grandi tecniche da seduttore, avevamo un cliente, quello ti posso dire, che è John Legend. Un nome glielo tiro fuori. Che sta cercando anche sul lago. Ah, sta cercando. Non conosco, chiedo scusa. Quando? Però non ha trovato. Ma è durante questa ricerca, volse. Sì, anni. Le assurdità sul lago di Como non sono finite. Clooney, so che c'è una legge, una regolamentazione speciale che non ci si può avvicinare alla casa. È vera sta cosa? Non puoi, sì. Perché la casa è comunque completamente blindata. Certo. E poi che altro c'è? Altro a Clooney? Quelli che vengono, che affittano le case, come Taylor Swift. Tanti le affittano. Adesso affittano. E Jennifer Lopez è stata qua l'anno scorso con Ben Affleck. Loro affittano. Amici. Però non hanno amici. Però amici. Non hanno comprato amici, sì. Ma non c'è più...
Mickey, oh, comunque lei ne conosce di personaggi interessanti, eh? Ragazzi, è figo, se li fa amici veramente, porca troia. Questi ti invitano anche in America, cioè, te ne diverti parecchio. Tempo da perdere, è ora di lavorare. Quindi arriva la barca, noi andiamo di fronte. Faccio vedere le ville che ho venduto e quella che stiamo vendendo adesso. Poi vedrai tutti i segreti. Prima di partire verso la mia giornata di lavoro, devo svelarvi l'ospite di oggi, che mi affronterà nella sfida finale che Yasmin ha preparato per noi. Ciao a tutti, sono Nikki Passarella, quella rossa è un pochino logorroica. Oggi sono qui, sono agguerritissima per... E chi cazzo sei, scusami? E chi ti conosce? Chi è? Che voglio dimostrare di essere un agente immobiliare migliore di Gabri. Non sono un agente immobiliare, quindi se c'è qualcuno del settore mi dica. Quanto si paga di IMU e altre tasse su questo tipo di immobile? No, dipende. Se è la prima casa... No, tu dici perché giustamente avranno altre case, non ho idea. Che ci voglia molto, però voglio stracciarlo. Salve, è un piacere. Ciao, eccoci qua. Io c'ho il mal di mare, chissà se funziona. Una TikToker? Ah! C'è una uguale sul lago. Ma scusami, vai così? Così come? Non ti metti la camicia? La camicia? Io pensavo che hai messo una maglietta per mettere sotto la camicia. Comunque l'ultima volta che ho messo ste scarpe così eleganti ero alla comunione. E dopo qualche piccola critica... Vabbè dai, c'è il suo stile vestito così, non è vestito male, dai. Sta bene magliettina bianca con giacca nera, però non è male, moderno. Outfit? Quindi andare in giro, portare in giro i clienti con la barca è un modo per coccolarli un po', per fargli un po' di vezzi, no? Non ho capito quello che mi vuoi dire. Se tu prendi la barca così... If you take the boat and you put the client on the boat and you drive the boat on the lake all around, you coccolate the client, so the client is more inclinated to buy the cars, the house. Do you understand what I'm saying? It's not difficult. Capito, gli fai entrare un po' nel mood, loro hanno più voglia di comprare, funziona così, ah, no? Sì, brava. L'ho detta io, la stessa cosa. È il mio modo di dire le cose. Vedi, questa villa è stata comprata... È un... si dice una cosa di Hogwarts, la sede estera di Hogwarts a Como. Dal braccio destro di Steve Jobs, poi dopo quando è deceduto Steve Jobs, ovviamente lui ha venduto anche le sue quote, però ha comprato questa villa importante che ha praticamente 11.000 metri quadri terreno. Wow. Terreno, 11.000 metri quadri. 11.000 metri quadri di terreno. È uno stato. È una regione. Cazzo, è San Marino. Che cazzo? Vabbè, collina. In macchina arrivi con l'ascensore dalla strada sopra. Davvero? Quindi se tu vuoi vedere questa villa, la vedi solo dal lago. Ma quello è un ascensore che va giù? Sì, va giù. Mazza. A quanto l'hai venduta? Questo non te lo posso dire. Ah, segreti. Non te lo dico. Ma questa vale al metro quadro 20.000 al metro quadro. Porco di... 20.000 euro al metro quadro, porco due, e io pensavo che a Bologna costassero tanto, che sono 2.500 al metro quadro, 20.000 al metro quadro, la madonna di Dio. Insomma, provate a fare un piccolo calcolo e rimarrete a bocca aperta. Vabbè, se ci mettiamo io e qualche mio amico, tipo Matteo, 3 metri quadri li compriamo. Quante stanze sono? 11. Non vorrei dire, ma se qualcuno c'ha la porta aperta. Ma continua. Si chiama Villa Cademartor. Nel piano terra ha vissuto Shevchenko, c'è la torre, ha vissuto la Milva. Invece la casa che stiamo per visitare... Shevchenko. Vi faccio vedere questo triplo soggiorno. Ha una piccola chicca nella sua storia. Ha vissuto in questa villa anche Beethoven. Sai chi è? Beethoven. Beethoven? Sarebbe Beethoven. Da 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 da. Sì, è Beethoven! L'ha detto Beethoven, lei ha detto Beethoven, ha detto un po' spasmato, ha vissuto in questa villa Beethoven, Beethoven. Comunque, credo si dica Beethoven, non si dice Beethoven. Non credo che il cognome fosse Beethoven. Ludwig van Beethoven. No,
È che io con l'inflessione inglese non vado d'accordo. E dopo qualche minuto di confusione vendono questa bellissima proprietà di 1650 metri quadri, camera da letto. Ero così emozionato. Stavamo per entrare nella casa dove aveva vissuto niente po' di meno che il celebre ed illustre compositore Beethoven. Quante camere da letto? Il primo metallaro della storia insieme a Wagner. Letto? Due volte te l'ha detto, due. 11. Posso dire, veramente vergogna. Che sono così meravigliato dal panorama, da... Così emozionato, io non avevo sentito nulla. Oppa, il gentleman. Certo, mamma mia. E il gentleman procede a lanciarla in acqua. Grazie, here in Villa Calvi. Ora vi faccio vedere bene la villa, seguitemi per imparare, perché dopo dovete fare una visita con veri clienti. Okay. Con la maglia bianca io. Nel frattempo però vi farei vedere questo meraviglioso bagno. Ho scelto questo, carino? Sì, è carino. Un po' corto però, va bene. Meraviglioso bagno. Amore, ti posso disturbare un attimo? Puoi venire un secondo? Sta facendo vedere Gavagnato un video dove sul lago di Como vendono le case ai ricchi, George Clooney e roba varia, e sta facendo vedere una casa di 1600 metri quadri. Guarda, so che questo tu ti piace tantissimo. Vieni un po' più fuori. Vieni un po' più qua, non ti si vede mica dalla cam. Qui non vedi? Vieni qui, non ti si vede, tranquilla. Non vedi il lavandino. Ah, la ciotola. L'ha appena avuto un conato di vomito. No. Alessio, grazie mille sei, Valentino. Per chi non lo sapesse, no, mi odia il lavandino a ciotola. Spiega perché. No, perché? Non lo so, perché ti fa schifo, non c'è un motivo. No, non è che mi fa schifo, perché come siamo delicati io e te, Andrea. Come siamo delicati e te, sfondi alla casa, non è il lavandino a ciotola. Appunto, ma io voglio sporcare tutto per farti impazzire. Ciao Naomi. Ti salutano dalla chat. Grazie per il giro, vi mando un bacino. Io ho scelto questo, carino? Sì, è carino. Un po' corto, però va bene. Così, dopo qualche appunto anche sul vestito di Nicky. Il guest house è la darsena, dove posteggi la barca. Partiamo con la lezione, ma della nostra grande sfida. Sono 5 ville su questo. E se tu la compri, lo comprano anche altre persone, le altre ville. Poi No. Tu vendi tutta questa Mazza, questa è bella, Vista da fuori è bella questa qua, Molto fighe. Quella che abbiamo visto adesso mi faceva schifo al cazzo. Brutta. Minchia, brutta no. Adesso ci me... Brutta? Brutta non mi sembra brutta, Vabbè che sono... Raga, sono ville. Vabbè, ma sono ville antiche, ragazzi. Bisogna anche rapportare il fatto al fatto che sono ville antiche. Cioè, mi sento molto che bolognese. Sì, lo so, ragazzi, ma queste sono ville antiche, scusate. Come fate a dire... Cioè, non esistono ville antiche moderne. Cioè, nel senso, bisogna partire dal presupposto che sono ville antiche. Cioè, Jesus, grazie per i 26, Paratino. Come villa antica non è brutta. Tipo un 6x1, tipo al supermercato. Come fai a dire? Voi lo sapete, io sono il primo a cui piace lo stile moderno, Cioè, lo sapete. A me le cose antiche mi fanno schifo alla merda. Però queste sono tutte antiche. No, era una cosa... Scusami. Una battuta. Battute non riuscite a parte. Per vendere, ragazzi, bisogna vendere sogni. Non la casa, sogni. Entriamo in casa. Ti faccio vedere. Lo specchio non mi piace. E questo triplo soggiorno appena... Il pavimento mi fa schifo. Il pavimento mi fa cagare. I divani sembrano usciti da un circo di Mori Orfei. Quel divano l'ha regalato Ariel. Le lampade sembrano dei fenicotteri con in testa un preservativo. Si entra in villa con ovviamente affacciato sul lago. Da qui si arriva in un bel corridoio. Bello a scacchi, proprio bellissimo, guarda. Che ti porta su al piano di sopra. Non arrivi solo con le scale perché c'è anche un ascensore. E anche la cucina abitabile. Ma scusa, ma che cazzo...
Ma è la cucina di un ristorante? Ma che cazzo è sta roba? Ovviamente se ti piace cucinare... Io so fare la carbonara benissimo e se non mi fossi rotto il ginocchio ero in Serie A. Due delle mie caratteristiche principali. La prima cosa dopo aver visto la casa... Chiedo, compri? Ma compri allora. Così, secca? Sì, perché lui più di no non può dire. Se dice no... Allora io dico ok, cosa vuoi comprare allora? Quando entri in casa, la prima cosa che dici per fargli venire voglia di comprare? No, è importante che tutte le... Ci sono 8 baldracchi in omaggio, compri la casa. Per le sono aperti, la casa che profuma bene. Ma allora, io ho capito che da fuori deve essere... Però almeno all'interno possiamo averla un pochino un po' più moderna, cioè Dio mio, vi prego, almeno l'interno della casa è cioè, un pochino più moderno. C'è una bella luce. Come giudichi un agente immobiliare quando lo vedi fare una presentazione, se è bravo o no? Deve trasmettere sicurezza. Ah, sicurezza. Lui deve completamente fidarsi di te, come quando vai da un avvocato. Ma continuiamo il nostro tour. Quando fate vedere la casa bisogna sempre anche dare attenzione ai pavimenti. Questo è cotto lombardo. Ci tengono ai pavimenti le persone? Sì, certo. Io quando affitto casa a Milano spero ci sia il letto di solito. È quella la mia pretesa. Più grande. Entriamo nella camera da letto, nella prima. Sì. Ma mi fa schifo il colore. Ma che cos'è il letto delle Barbie? Ma che cos'è sta roba? Ma è una perla? Ma che cos'è sta roba? Ma il colore è orribile. Poi dovete dire al cliente: pensa a svegliarsi qui. Quindi dovete trasmettere emozioni. Pensa a svegliarsi qua e sembrare di essere nel 1832. Lavoro fa chi compra una casa così grande? Ma possono essere imprenditori, CEO delle multinazionali o un privatier. Aspetta, che ha detto? O un privatier. Cos'è? Tanti soldi, eh? Che ha tanti soldi. Cos'è senza lavorare. Cos'è? Privatier, che ha un giorno venduto la sua azienda, ha preso concessione. Io ragazzi sinceramente se fossi ricco sfondato mi prenderei uno di quegli appartamenti stramoderni nelle città, ma cos'è sta roba? Cos'è questo loculo del mio trisdonno? Soldi. Cioè da fuori gliela passavo anche, ma da dentro cioè... Poi continuiamo con una... room di relax. Questo è uscito direttamente da Shanghai. Che cos'è una... room di relax. In italiano vai... Mi intimidisco. Tutte e due mi intimidiscono molto. Per passare a... la sala salle de bain. Allora, aspetta un attimo. Questo non è un bagno, è il labirinto del Minotauro. Che cazzo... aspetta. È un labirinto di Dedalo. Allora, questo che cazzo, cos'è sta roba? Perché il pavimento orribile, c'è solo una forma di merda, cioè cos'è sta... Praticamente la roccia per più di una persona. Questo è un po' spicy. Si risparmia anche l'acqua, no? Di questi tempi uno... Andate insieme in due, in doccia, per vedere se state bene in due. È una prova... provate, dai. Fare... È stata pure larghi. È stata una bella esperienza. La doccia però, allora, la doccia è carina, si salva qualcosa, la doccia si salva, allora, la doccia si salva. Personalmente prenderei una casa completamente automatizzata e robotizzata. Sì, anch'io. Della serie che io non muovo un muscolo perché fanno tutto i robot. Ma questo lo fai anche con i clienti, è una strategia. Ogni tanto si vada a far sesso con i clienti in doccia perché... per gli venire voglia di lavarsi qui dentro, capito? Il viaggio continua nella libreria. In questa libreria meravigliosa. Ti metti in mezzo un divano. Questa libreria almeno è carina. Hanno un chaise longue, ci sono ancora due o tre camere qua. E sopra c'è la mansarda che è molto carina. Carina. A Cesare quel che è di Cesare, la mansarda è carina. Metto le mani avanti, per l'amor del cielo, Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. La mansarda è molto graziosa. Questa villa sembra non finire più. Sì, la mansarda però, cioè... 350 metri di fronte lago. La piscina. Pazzesca. Ed è proprio davanti la piscina. Piscina, cazzo vuoi dire? Una piscina è bella, cazzo vuoi dire? Una piscina. Che ci dà un ultimo consiglio. Quando parli con loro, ti fanno una domanda. Sì. Che ci dà un ultimo consiglio. Quando parli... Signora, ma lei sta comoda così, che è una X? Cioè, lei sta comoda messa così, che sembra che si stia per slogare un'anca? Parli con loro, ti fanno una domanda. Sì. Piuttosto di rispondere, se non sai la risposta,
Dici? Aspetta che mi prendo nota e ti faccio sapere dopo. Sono le 14, tra circa un'ora avremo le nostre prime visite e Yasemin ci consiglia di studiare attentamente l'immobile che dovremo presentare. Una bellissima villa di un valore molto importante. Allora tolgo le scatole. E mo so c***o, aspetta. Sì. E l'acquirente è? Poverino il cameriere! Ma il cameriere, poverino, si sta spezzando la spina dorsale! Si sta spezzando la spina dorsale! Ma poverino! Non mi piacciono i cibi che si toccano. Non ti piacciono? Ah. Cioè, quindi non hai mai mangiato un... Non mi piacciono i cibi che si toccano, ma che cazzo... Cibo che si tocca con un altro. Sì, la pizza, sì. Portato. Pomodoro. Che cazzo vuol dire non mi piace i cibi che si toccano con uno con gli altri? Io ho detto rossi, mi hanno portato anche verdi e arancioni. Villa di nuova costruzione situata nella residenza... Da vicino sembrava vagamente Izma delle Follie dell'Imperatore. Da vicino, non so perché mi ha fatto un effetto strano. Alle più prestigiose del lago di Como, che è Cernobbio. Sono le 15 a Cernobbio e qui non si scherza più. I capelli rossi di Nicky basteranno a farla vincere contro di me. Io, che non troppo tempo fa ero stato a lezione dal grande Gianluca Torre. Chi se la scorda? 330 metri quadri. Quanto costa? 2.700.000. Una villa da miserabile comunque. Questa sarebbe una bella villa vista da fuori. Questa mi piace, vedi? Fosse stata così mi sarebbe piaciuta. Ragazzi, adesso è arrivato il vostro momento. Stamattina abbiamo fatto un... Oh, questa è bella! Questa sì che è una villa! Questa mi piace! Questa è bella! Pesce. Avete imparato? Sapete come si fanno le visite? Nicky, sei la prima. Ma lui non deve vedermi, che poi mi copia. No, non può vederti perché il cliente che compra, che è molto puntiglioso, è un intermediario, un delegato da un da è un il pedrista, grazie per venti, Buratino, entrambe l'armata. Quindi, mi raccomando, Nicky, quello che hai imparato stamattina devi trasmettere. Non ho imparato niente. Poi io vi giudicherò chi ha vinto la sfida tra di voi. Sì, basta che anche lui però ne abbia qualcuno di puntiglioso perché altrimenti non ne va. Nicky è pronta, ha studiato bene la casa, sa quello che dice, forse è un po' troppo leccaculo, vabbè, ma questa è una cosa che ci diciamo tra di noi senza farglielo sapere, insomma, capito? Pronto? Olè. Benvenuto. Qui, come vedi, è subito il salotto con open space con la cucina. È veramente gigante, come puoi vedere. Qui un angolino per riscaldarsi durante l'inverno. Come senti, c'è un sacco di sole, ma è super fresco qui dentro. Abbiamo una bellissima tavola per mangiare anche tutti insieme. In otto. Sono 6 metri d'altezza. Ragazzi, io devo... Vedi, è subito il salotto. Dicevo, con open space. Stavo guardando, mi piace. La cucina è veramente gigante, come puoi vedere. È incredibile, ragazzi, che sto vedendo l'arredo d'interno di una casa e non mi dispiace. Cambierei qualcosina, però è carina. Cioè, nel senso, è una bella casina. Cambierei qualche cosina qua e là, però sinceramente l'arredo interno non mi fa neanche schifo. Cioè. Scaldarsi durante l'inverno. Come senti, c'è un sacco di sole, ma è super fresco. Mi vedere. Piace quel tavolino, però. Abbiamo una bellissima tavola per mangiare anche tutti insieme. In otto. Sono 6 metri d'altezza. Quindi veramente un sacco. E invece per me chi c'è? Pericolo vetrate. Ma io se vado a vivere lì, io mi compro 3 Rottweiler, cioè mica vado così senza nessuno, Coppia, sono due professionisti. Uh-huh. Lui è un imprenditore, ma non così esigente. Invece lei è molto... È più... Sì. Lei è una scarsa coglione. Sì, più, ecco. Così, così, proprio tenerla, questo lo dice esattamente. Se la contenti, quindi... Lui tranquillo, lei rompi palle. Lei, loro potrebbero essere quelli che comprano qua da casa. Ah. Ho tutte le informazioni, posso cominciare anch'io. Benvenuti a Cernobbio, città e... Benvenuti a Cernobil. Patria di cosa, sapete? Non lo so. Di cosa è patria Cernobbio? Di questa meravigliosa casa. Che cazzo dice Gabri? Che cazzo sta dicendo? Ma che faccio? Le battute? Ma perché faccio il cretino quando mi imbarazzo? Mamma mia. Allora, sono 330 metri quadri. Una chicca molto particolare è che vi sembrerà una casa come le altre. Ed è esattamente una casa come le altre. Così, forse, questo imbarazzo mi fa iniziare a parlare. E parlare ancora. Sì, ma Gabri, fagli vedere la casa, però! Senza mostrare nulla per i primi 6 interminabili minuti. Questa è la cucina con una bellissima...
Bella. Bella. Io non sono fan del legno, a me il legno fa cagare, però questa è bella. Questa è una bella cucina, cioè un cazzo da dire, porca troia. Veramente tanto interessante. È l'isola su cui poter cucinare, c'è un sacco di spazio, un sacco di cassetti. Possiamo salire? E mentre Nicky continua allegramente la sua sfilata di moda. Sposati, immagino? Da poco. Ah, da poco? Sì. Condoglianze. Da sì, poco sì, perché sì. Siete giovani, da poco. Io cucino sicuramente. Come? Non cucino sicuramente. Io faccio domande che non... Che tristezza, però. Dovrei fare. Ci penso io. Magari, appunto, no? Noi che non sappiamo cucinare, non vogliamo cucinare, possiamo appunto. Vabbè, sono ricchi, dai, vabbè, dai. Sono ricchi, cazzo ne frega. Non ci avranno il cuoco, ci avranno lo chef. Dai. Ospitare il nostro chef privato qui che ci cucina le nostre prelibatezze preferite. Posso dire? Ho peccato di presunzione, Questa è la prima camera da letto. E anche qui c'ho la bellissima vista, che volendo adesso possiamo aprire, vuoi vedere? Ho sbagliato. La mia assistente mi sta dando una mano. Ma che scena è? Ma perché stanno fermi ad aspettare che si alzi le tapparelle? Dai, ma questa è la bellissima vista, vuole anche a me le... zio, io ho capito, piacciono anche a me le tapparelle automatizzate. Però, cioè... possiamo non metterci 15 anni per alzarla? Cioè, se è possibile avere una tapparella automatizzata che è più veloce di un centimetro al minuto? Cioè. E poi? Sì, si può. Ah, hai messo in basculante. Vabbè, dai, pure lei qualche errore l'ha fatto. Ma nel frattempo però vi farei vedere questo meraviglioso bagno, nonostante sia un po' piccolo, è molto accogliente, perché la casa è divisa molto bene, essendo appunto stata elaborata proprio dai proprietari. E andate dritti davanti a voi, andate, andate. Questa è una soluzione meravigliosa per... Dai, spiega perché non te la stai cavando male, Gabriele. Abbiamo un'entrata, un balconcino comunicante, molto grande. Sì, vabbè, non ti guardare intorno, dai. Cerca di un eventuale... Oddio, che verde pistacchio. Signor... non si sa mai che nasca. Oddio, che verde pistacchio, però. Da un giorno all'altro. Oppure magari smettermi a camminare male, ecco. Per il design... questo comodissimo, sto mai fatto la vasca con me. Come vedete, doppio lavandino, che è molto comodo perché se insomma c'è qualche donzella, ognuno ha i suoi spazi, anche quello si può sempre modificare. E poi abbiamo una bellissima... i suoi spazi, lavandino doppio, i suoi spazi con una donzella, ma se il bagno è lo stesso, che cazzo? Bellissima doccia, che come vedete è super ampia, si può entrare anche in più di uno. Se vuoi provare a entrare per vedere quanto è spazioso. Mi piace che esistia, non so, stiamo investigando, poi ci puoi trombare le letizie in questa doccia? Com'è? Io faccio sapere. Ma che fa? Lo fa davvero entrare nella doccia? Abbiamo un sacco di posto dove aggiungere qualsiasi cosa. Le finestre di luce scura. Questo qui? Farò aggiungere il magneto di acceleratore. Facciamo andare le tapparelle un po' più veloci, Però qua ce la dormettiamo, Dio mio, da mezz'ora per alzare la tapparella! Niente, ce l'ha queste finestre chiuse. Possiamo darci del tu, ci diamo del tu. Danos, grazie per i 28, ma... molto educato da parte mia, devo dire. E qui abbiamo... un bellissimo terrazzo. Sì, e se vuole può anche provare questa poltrona che è fantastica, glielo posso assicurare. L'ho provato poco fa. E questa giugno che 7 con un prezzo... prezzo top. E mentre mi... ci mancava solo che faceva pezzo top, prezzo top, fra... dai bro, compra, dai bro, è top, bro, dai. Chi chiude così la sua visita? Non c'ho di spalago, ma di spalago mi sfugge un pochino. Come? Sara, grazie per i 19 palatine, grazie mille per Sara. Un po' gigante, no? Io capisco che forse ho definitivamente... cosa ha detto la tizia, scusami? Perché c'è un altro ulto un po' gigante, no? Io capisco.
La vista lago non va bene perché c'è un albero davanti. Ma va a cagare! Ma va a cagare! Con che forza? Oh, ma dove cazzo l'hai trovata questa? Tizio, dico a te, imprenditore, ma dove cazzo l'hai trovata? Io non cucino, c'è l'albero, ma va a fanculo! Definitivamente toccato il fondo. C'è proprio un pezzettino di lago, ma c'è l'albero proprio che... lo copre e magari posso cancellare, cioè eliminarlo, l'albero. Eliminare l'albero, vediamo. Adesso chiamo Hitman a ucciderlo. Adesso non so se è possibile tagliare l'impedimento visivo verso il lago, è vero? Mi ha fatto notare una piccola chicca. Si vede che farà dei bocca ciccia da paura. Non c'è altra spiegazione, Borsalino. Siamo un po' lontani, però a questo prezzo, insomma, è ottimo per una soluzione di questo tipo. Vabbè, saluto i miei acquirenti. E ora è il momento del verdetto. Quindi, prima di vedere la prossima parte del video, provate a scrivere la vostra previsione. Chi avrà vinto? Innanzitutto, siete stati tutti e due bravi per quello che sapete. Avete tutti e due fatto un errore gravissimo. Perché? Un errore gravissimo. E non sapevate la casa che state vendendo, la palestra che è giù, che non avete fatto vedere, lo studio, c'è la palestra, sì, tu hai detto ai clienti che sono 330 metri quadri, invece hai fatto vedere solo un terzo, ne ho fatto vedere 180, insomma, uno a uno, cominciamo. Ad esempio tu, perché hai messo adesso la giacca? Quando hai fatto la visita l'hai tolta. Secondo errore del grande agente immobiliare Vagnato. Il secondo errore è stato, tu non puoi mai chiedere al tuo cliente, ci diamo il tu? Possiamo darci del tucci. Vabbè, mi sembrava educazione. Scusate, ma questo qua anche volendo non comprerà più. Comunque ha fatto velocemente le camere a letto, ha detto l'albero si può tagliare. Non so se è possibile tagliare il... Qui siamo in una zona protetta, l'albero non si può tagliare. Un disastro, insomma. Hai mentito? No. Hai mentito, Gabri! Vabbè, Nicky? Brava, hai cambiato un po'. Una volta era tu, una volta era lei, una volta tu vieni qua, poi ha detto lei, poi... L'hai detto, vuoi entrare in doccia? Lui ti guarda. Guardava, vedi la doccia? Vuoi entrare? Entri. E lui, vabbè, se vuole che entro. Ma pagliaccia. Entri, se vuole che entro io entro. Ma che parlo io, che ho fatto una figuraccia, che parlo? Sorridevo troppo. Sì. Mancava la serietà. Se io dovessi scegliere a chi di voi due dare la possibilità di lavorare nell'agenzia. Ciao bella, Andrea, mi saluti Andrea, il mio ragazzo che ti sta guardando. Ci avrei scommesso le palle. Andrei, ti mando un saluto, buonantino. Mua, bacina, grazie mille per il giro. Vado un attimo al bagno, papà, che sono spasatissimo, madonna. Sai che ha muto il raffreddore, non sto capendo da sé. Arrivo. Allora. Allora, rapere, sentito un po'. Stasera giochiamo un po' a Dead by Daylight. Stasera giochiamo un po' a Dead by Daylight.